Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Quest'oggi ragazzi miei andremo avanti con la storia. Ma prima di iniziare vi ricordo sempre di attivare la campanellina per non perdere nuovi video sul mio canale, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di condividere questo video con i vostri amici. Quindi andiamo subito avanti. Eccolo ragazzi, il professor Banner, praticamente trasformato in un mostro lì. Non chiamami Banner, sono Amnel, il vostro più grande nemico. Per riavere i tuoi amici dovete battermi. Se non potete sconfiggermi, andrete a finire con loro. Ma dai, professore, svegliati. È meglio che ti dimentichi del professor Banner. Egli non esiste più. Che cosa vuoi dire che non esiste più? Gene, per capire tutto ciò devi fare solo una cosa. Devi duellare contro di me e sconfiggermi. Grande richiesta di gioco, ragazzi, utilizzerò il deck Mago Nero. Poi... prossimo duello farò super soldati. Eccoci qua, che duello abbia inizio. Allora ragazzi, da parecchio tempo che non utilizziamo questo deck. Intanto noi mettiamo una carta trappola, navigazione magica, e penso proprio di concludere il turno per adesso. Allora attiviamo la carta trappola, navigazione magica, così possiamo evocare subito dalla nostra mano il mago nero. Allora, adesso dobbiamo evocare un altro mostro dal deck, quindi direi che potremmo evocare... Allora, direi che possiamo evocare un altro mago nero, ragazzi. Eh sì, due maghi neri in un turno. Mamma mia, che potente questo deck. Allora, vediamo cosa ha fatto Amnel. Sì, ragazzi, attiviamo subito super polimerizzazione. Quindi, scartiamo una carta. E possiamo evocare i maghi neri. Quindi, segretichiamo i due maghi neri sul terreno. Ed eccolo qui, signore e signori, maghi neri, la giovane maga nera e il mago nero. 2800 punti d'attacco. Bene, attiviamo subito il circolo magico nero. Ok, abbiamo selezionato da deck quella carta lì. Attiviamo l'effetto di maghi neri, così possiamo passare la carta selezionata. Perfetto. Mettiamo una carta coperta navigazione magica e direi che possiamo passare all'offensiva, quindi attacchiamo. È spettacolare questo deck mago nero, mamma mia. L'ho lasciato un po' a riposare perché ho un zerbo, tantissimi deck da svelarvi ragazzi, tanti deck. Sì, attiviamo subito la carta navigazione magica, evochiamo specialmente drago bianco, il mago nero. Evochiamo specialmente la maga illusione apprendista, infatti il circolo magico nero. Attiviamo anche l'effetto del mago nero. Così ragazzi, evoco Verga del Mago. Attiviamo subito il suo effetto e prendiamo Anima Immortale. Ok, grande combo, circolo magico nero e Anima Immortale sul terreno. Possiamo fare l'evocazione Verga del Mago. No, lo lasciamo stare lì. Poi possiamo attaccare con illusione maga nera, illusione apprendistata, scusate. Attacchiamo col mago nero, 2500 e più i maghi neri, 2800 responsi della torta, perfetto. Adesso possiamo fare l'evocazione speciale. Ok ragazzi, sacrifichiamo tre mostri per fare l'evocazione Link del grosso soldato nero, soldato del caos. Un bel 3000 punti d'attacco, questo è veramente forte. Attiviamo la nostra trappola subito, anima immortale, così facciamo l'effetto che possiamo evocare. E così facendo ragazzi si attiva il circolo magico nero, che bandiamo subito dalla carta magia e trappola dell'avversario. Verga del Mago, stai lì a cuccia nel cimitero, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Ok, evocato spirito delle fiamme. Ok, ormai non ha nient'altro. Ok, possiamo attivare un altro anima immortale, così possiamo evocare un altro dal cimitero. Sì ragazzi, abbiamo tre maghi neri, attiviamo nuovamente il circolo magico nero e bandiamo la carta trappola risucchio elementale. Legame tra maestro e studentessa, ma sì dai, possiamo attivarlo. Evochiamo la giovane maga nera e lo mettiamo subito sul terreno. Ok, selezioniamo la magia nera bruciante e lo possiamo pure attivare ragazzi. Lo attiviamo. Allora adesso non attiviamo nessuna carta, quindi giovane maga nera attacca un mostro in posizione di difesa.
La stessa cosa, il mago nero attaccherà i suoi life points e diamo l'onore di attaccare anche con il glorioso soldato nero. Mamma mia ragazzi, che deck. La mummia sono io, il mio corpo è stato devastato da una maledizione, sapevo che ciò che dovevo fare. Ho usato l'alchimia per creare un nuovo corpo e ho messo la mia anima al suo interno, ma è solo questione di tempo prima che questo corpo diventi un mucchio di polvere al vento. Professor Banner, Jaden, ascoltami attentamente ragazzo mio, tutto quello che ho fatto è stata una prova per prepararti per il vero male che è in arrivo. Ecco perché sono diventato un cavaliere dell'ombra, non per conquistare il mondo, ma per fermare colui che sta veramente cercando di farlo. Dovevi migliorare le tue abilità da duellante, prima di affrontarlo e sconfiggerlo. La minaccia è così grave che ho dovuto ingannarti. Spero che potrai perdonarmi. Sì, Kagemaru, eccolo, il vecchiaccio che voleva il potere, che poi c'è il super corpaccio lì. Ho costruito questa scuola e ora sono tornato per le mie carte bestie sacre. Ed eccolo qui, super pompato bodybuilding Kagemaru. Posso fare qualsiasi cosa con queste carte bestie sacre. Iniziamo questo gioco delle ombre. Ok, ragazzi, il mago nero ho accontentato a Joker. Quindi adesso, ragazzi, dopo il signore dagli occhi rossi, vi voglio svelare questo deck super soldati. Ok, ragazzi, che duello ab inizio. Utilizziamo subito questo deck super soldato. Adesso ve lo dimostro, ragazzi, che è veramente potente. Quindi attiviamo subito Ampro dell'avidità. Direi che potremmo utilizzare questo effetto. Mostriamo subito una carta mostro rituale e potremmo evocare specialmente questo mostro. Poi attiviamo il suo effetto e evochiamo anche dal nostro deck l'incantesimo talismandra. Si attiva anche l'effetto di questa carta, così possiamo estrarre dal deck il super soldato, cioè il mostro rituale. Perfetto, poi possiamo evocare subito Maggio delle 10.000 mani, così da prendere. E abbiamo tutte le carte necessarie per fare l'evocazione speciale. Quindi, sintesi super soldato. Logicamente, soldato. E allora, bandiamo le mosse necessarie per fare la fusione su questo bellissimo mostro. Grazie all'effetto dei due mostri, del cavaliere del crepuscolo della sera e l'altro dell'ombra, abbiamo due effetti da attivare. Quindi adesso facciamo il secondo effetto, che selezioniamo la carta della versione in mano e lo mettiamo da parte. E per adesso, ragazzi, direi che possiamo concludere il turno così, con ben 4 mosse sul terreno, di cui super soldato con due effetti selezionabili. Quindi meglio di così non poteva essere. Oscurità dell'infinito. Ho messo un mostro coperto, messaggero pace. Quanto odio questa carta, mamma mia. Allora, possiamo intanto attivare questa carta. Ok, bandiamo un mostro sul terreno e bandiamo la carta coperta. Perfetto, attiviamo l'effetto del super soldato. Possiamo bandire un'altra carta coperta, scoperta, scusate. Possiamo attivare nuovamente l'effetto e possiamo fare l'effetto di prima. Seleziono la carta della versione e la metto da parte per questo turno. Purtroppo non ve lo aspettate, ragazzi. Evochiamo bandendo un mostro oscurità e un mostro luce dal cimitero. Ed evochiamo glorioso soldato nero emissario dell'iniziato. Attiviamo il suo effetto del cavaliere iniziato. Anche il crepuscolo della sera. Così selezioniamo il mostro rituale. E l'altro possiamo prendere a deck una magia rituale e prenderemo sintesi del super soldato. Ok, attiviamo l'effetto glorioso soldato nero. Seleziono una carta da bandire. Togliamo questo qua. Ok, quindi potremmo fare sintesi del super soldato. Abbiamo invocato un altro glorioso soldato nero. E direi, ragazzi, che potremmo attaccare. Ah no, non possiamo attaccare. Eh sì, cioè solo con i mostri di 1500 inferiore. Quindi dovremmo purtroppo concludere qui il video, ragazzi. Cioè video, dobbiamo concludere qui il duello. Proviamo solamente ad attaccare con questo mostro. Non c'è altro da fare. Ok, abbiamo un altro mostro, quindi direi che possiamo fare questo tipo di effetto qua. Mandiamo questa carta. Ok, poi attiviamo l'effetto di questa carta.
sempre lo stesso potere. Ok, abbiamo un'evocazione speciale, quindi attacchiamo. Ok, gatto quantico addirittura. Azzo, non posso nemmeno attaccare adesso, quindi andiamo mal. Aspettate un attimo, posso attivare l'effetto della carta? Attiviamo almeno l'effetto, così possiamo bandire quel mostro. Ok, ciao caro mio. Facciamo un'evocazione speciale e direi che possiamo evocare questo qua. Quindi bandiamo due mostri. Ok, e così da evocare il cavaliere dell'incubo finisce in posizione d'attacco. Logicamente possiamo attivare il suo effetto. Sì, attiviamolo scartando una carta dalla mano. Penso proprio che scarteremo questa qua e distruggiamo questa qua, il messaggero di pace che stava solamente rompendo le scatoline. Andiamo a attivare questo effetto, così bandiamo la carta. Cioè ciò non ci può fare niente. Attiviamo Glorious Soldato Nero, Super Soldato, il suo effetto. Quindi ragazzi, direi che possiamo attaccarlo. Attaccare a volontà. Quindi soldato, Super Soldato mi infligge 3000 points, l'altro Super Soldato mi infligge altri 3000 points e abbiamo vinto il duello. Ecco la potenza del Super Soldato. Impossibile, le bestie sacre non possono essere sconfitte. Che cosa? Stai bene? È vero, sono un uomo vecchio. Volevo semplicemente ciò che ogni vecchio vuole, essere un uomo di nuovo gigante. La potenza di quelle bestie sacre era l'unico modo che ho trovato per farlo. Sì, è per conquistare il mondo. Chiedo, ma non capisci vecchio? Rubare energia da qualcosa o qualcuno non è un modo per sentirsi di nuovo vivo. Devi trovare la forza di te stesso. Vecchiaccio. Bene ragazzi, il video può finire qui, quindi per supportare questo video ragazzi vi ricordo sempre di condividere questo video con i vostri amici, di attivare la campanellina per non perdere nuovi video sul mio canale e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci beccheremo nel prossimo episodio su Yu-Gi-Oh! Ciao!